L'inchiesta della Procura di Agrigento sulla rotta migratoria tra Tunisia e Italia. Arrestati 4 nordafricani con il loro peschereccio, secondo l'accusa, abbordavano e assaltavano i barchini dei migranti in cerca di salvezza per depredarli dei risparmi, dei cellulari e dei motori. Contestato il reato di pirateria marittima. La cronaca di Maria Delia. Pescatori che diventano pirati, inseguono in mare barconi carichi di disperati, saccheggiano i motori delle imbarcazioni, rubano i migranti, telefonini e denaro, come in questo caso nel canale di Sicilia. In quattro sono finiti in carcere il comandante e tre uomini dell'equipaggio di un peschereccio, tutti nordafricani. Il GIP di Agrigento ha convalidato il fermo. Sono accusati per la prima volta di pirateria marittima, un reato previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, punito con pene fino a 20 anni di reclusione. Tutto è partito dalle testimonianze di alcuni superstiti del naufragio di una settimana fa in acque sarmaltesi, 5 dispersi, fra cui un bambino. I 16 sopravvissuti, salvati dalla guardia costiera e sbarcati a Lampedusa, hanno raccontato di essere stati speronati da un peschereccio tunisino che voleva rubare il motore. Racconti che nei verbali degli investigatori si ripetono, confermati da un dato: quasi la metà dei barchini soccorsi è senza motore. Un episodio gravissimo, il commento del ministro dell'Interno Piantedosi, che conferma quanto sia fondamentale contrastare i trafficanti di esseri umani anche a tutela degli stessi migranti.